ship is lost. The noise is too deafening. You have to do something. Please. Ma sta piangendo, era solo una gocciolina. What's going on? Just help, please. Solo loro due, però? Sembrava strano. Che è successo? Nagi and Shoka seemed like they were in real trouble. What the hell happened to them? Sup? Y'all pumped for day two? Man, I am psyched to crush that nasty noise. Get it? Psyched? Yeah. Don't get too psyched. Have you seen the city? Non le esaltarti troppo. What happened? Let me guess. The reverb. It's already started spreading? This boat's ill. Very ill. I can feel its ominous aura creeping ever closer. A nebulous mass of negativity set to swallow me alive. Nagi? Their hearts sing a siren song, luring me into their ocean of despair. That sounds really scary. The people are being consumed by their own sadness. It really ought to lighten up, yo. Well, if the noise is the problem, we gotta erase it. Non credo sarà facile così. That's not the only problem. Esatto. Check out the sky. Oh shit. Whoa. You're right. È più ondoso di ieri? I've seen this before. Back when I was a Reaper, I went to the RG a few times, and on my way back here, I remember seeing this sky. It looked like two planes of existence just collided into one. Like they fused or something? More like looking through a window to another dimension. Ma la gente lo sa o no? You can't see across planes like that, but this isn't normal. Greetings, sheeple of Shibuya. Got some red hot news for you. Sentiamo. Since you players have already proven that you can handle a little heat, I've decided to raise the temperature a little further. Di sicuro tu usi il fuoco. And Shoka, I've prepared something extra spicy for you, but I should warn you, if you aren't careful, you're bound to get burned. Quanto sei simpatico. That, I bid you adieu. Vediamo. Everything okay? Listen, fearless leader. What's up? I've got a favor to ask. Sentiamo. I need us to look for a reaper named Ayano. A reaper? How come? Sure that's a good idea? We've kind of got a situation on our hands. And this is on my hands, okay? When Shiba said extra spicy... Shoka tesoro, bisogna dire che ti sono infetta. He's sending his noise after the Reapers now. He turned his monsters against his own team. But why? Per far uscire allo scoperto lei? Hey! Allora, dove si trova questa Ayano? Non ne sono sicura. Probabilmente nemmeno lei sa dove si trova. Dubito che conosca bene la città. Mi domando se la mia visione abbia qualcosa a che fare con Ayano. Nagi ha detto che era tutto inutile. Spero proprio che si sbagli. Credo sia ancora sciocca. Ehi, senti. Sì? Io mi dispiace che tu debba fare questo. Cosa? No, è che se tutto va bene potremmo riuscire a portarla dalla nostra parte. Dalla nostra parte? Vuoi dire farla entrare in squadra? Sì, dovremmo cercare di convincerla, ma... Quella visione non sembrava molto promettente. Se tornassi indietro nel tempo... Beh, non sarà molto semplice convincerla. Sa essere molto testarda. Ma se solo potessi parlarle, so che mi ascolterebbe. Beh, la conosci meglio di me. Pensiamo a trovarla intanto. Sì, d'accordo. Ok, ma da dove cominciamo? Ora come ora il 104 è l'unica opzione. E dobbiamo ancora pensare al rumore in giro per la città. Già, non siamo messi benissimo. Anche lasciare tutto a Kanno non è una grande idea. Già, il rumore di Shiba potrebbe attaccare chiunque. Persino i suoi demoni non sono più al sicuro. Non dovrebbero essere tipo compagni di squadra? Sì, quindi deve essere successo qualcosa se non è più così. Sono preoccupata per Ayano. Ho paura che possa essere nei guai. Beh, cerchiamo di trovarla per cominciare. Right. Già, non possiamo fare altro che questo a questo punto. Non abbiamo altri indizi da seguire per ora. Tanto vale andare al 104 e poi decidere cosa fare. Avanti, gente, andiamo, dobbiamo trovare Ayano. Andiamo, sbrighiamoci. Va bene.
Ma Fred che faceva ste rime incredibili. C'è un negozio che ha qualcosa di nuovo? Allora, le missioni di oggi, Oista, Sottopassaggio e Dogenzaka. Quindi siamo già vicino a due di queste. Buon salve, posso passare? Fatemi indovinare, volete passare? Mm-hmm. Esatto, quindi è vero che ti sei unita a loro. Peccato per Ayano. Se solo avesse fatto come aveva detto Shiba. Ma no, ha dovuto per forza cercare di riportarti tra i demoni. In fondo però la capisco, sappiamo tutti che fine fanno gli ex demoni quando finisce il gioco. Ovvero? Muoiono? In teoria no. Vabbè che Bita è un caso particolare. Ad ogni modo devo darvi una missione o qualcosa del genere. Sconfiggete 5 rumori con questo simbolo, ok? Considerali sconfitti. Sai quanti ne ho sconfitti fino ad ora, ciccio? Dai, su. Beh, lui non ha detto di fare catena, quindi penso siano 5 rumori sparsi di questo tipo. Ne ho uccisi una marea di corvi. È stato facile, ne abbiamo guadagnato un sacco di soldi. Andrei qui perché la tizia qua ci vende il ramen di miso piccante, che c'ha solo 9 di attacco. Però lascia fare. A livello di difesa credo che tutti dobbiamo un po' recuperare. Ok. Ottimo lavoro con quei rumori, passate pure. Grazie, comunque, hai visto Ayano? Non mi pare. Ma conosco qualcuno che forse l'ha vista. Lui vede un sacco di cose. Passa tutto il tempo a guardare in cima al 104. Capito, grazie. Non potrei mai negarti una delle tue ultime richieste. Ci si vede, Shoka. Oh, che gentile. I demoni del primo gioco non erano così amichevoli in generale, ma neanche tra di loro. Erano un po'... Quindi dobbiamo salire da sopra. Beh, ecco l'obiettivo. E siamo gli unici che guardiamo in cielo. Già, è come se la gente non avesse notato quell'ammasso mortale di metallo sopra di loro. Non è solo il cielo, anche l'aria mi fa venire i brividi. Invero, l'atmosfera sembra intrisa di una forza indescrivibile. Di un qualcosa che può portare alla follia. Pensate sia per via di questi rumori appestati? Forse. Pensiamo di trovare in fretta quel demone, giusto? Non dovrebbe essere troppo difficile, muoviamoci. Allora, visto che tanto prima di andare sopra abbiamo un attimo di tempo libero, ho sentito un rumore maiale e credo che sia qui. Eccolo qua. Nuova abilità ottenuta, nuovi posti dove i maiali si nascondono, chiaramente. Comunque siamo a livello 70 e ho abbassato di 17 livelli. Direi che con un tasso di ritrovamento così ci siamo. Buongiorno. Elettrico, roccia e veleno, va bene. Give me chance. Allora, iniziamo con questo qua elettrico. Continuiamo con quello velenoso. Ancora uno. No, hai colpito quello sbagliato, Rindo, sei stupido. Allora, uccidilo. Ok, non è bastato, forse mi serve un altro tentativo, perché sono stupido. Dai, carica. Ok, perfetto. Meno male. Quello elettrico è andato veloce, gli altri, stupidamente, ci ho messo anche troppo. Eccolo qua, però, chi è che è? Un tizio vestito di blu. Ma mi sembra di averlo già visto anche lui. Era un aiutante di Ryoji. Oh no, no, non può essere vero. Questo non può succedere adesso. Non in un giorno così importante. Beh, è fatta. La mia vita è finita. Addio a tutti quelli che mi conoscono. Quel giovanotto è chiaramente il pieno di una crisi. Se vogliamo aiutarlo, ci conviene farlo in fretta. Non abbiamo tempo per pensarci su. Avete chiaramente già preso la vostra decisione. Proviamo a scansionare e vedere cosa si tratta. Di rumori? Shinji il quasi tutto fare. Oh no. Hanno dato questo nome alla persona giusta allora. Vediamo. Che giornata nera, oggi ero pronto a tornare a scuola e cominciare una nuova vita. E che faccio? Ho fatto cadere lo zaino dal cavalcavia. Dentro ci sono tutte le mie cose importanti. Ti sono finito. Ottimo. Così spiacevole. E nel momento peggiore. Non so se possiamo aiutarlo. Non possiamo neanche andare laggiù. Ne sei sicuro? Aspetta, forse possiamo, grazie ai poteri di Shoka. Cosa? E dai, Shokin, tu non puoi teletrasportarci laggiù. E allora? Lo faresti? Ah, se c'è una cosa che ho imparato sul vostro conto in queste settimane è che adorate perdere tempo con gente a caso. Beh, è ovvio. So che siamo di fretta, Shoka, ma vogliamo dare una mano lo stesso. E va bene, facciamo in fretta. Tutto pretesto di trama.
Ah, ecco appunto. Che sia questa la borsa che cerchiamo? Bello. È una borsa di Jupi, bella. Certo che pesa. Abbiamo quello che cercavamo, ora muoviamoci. Sì, andiamo. Wow, missione impegnativa, really difficult. Ecco te, Fratem. Oh no, ehi, ma il mio zaino? Come c'è arrivato qua? Ma non è la mia borsa? Non me lo sto immaginando, vero? È davvero la mia borsa, è proprio qui, ma come? Ah, non importa, ora sono pronto per il mio primo giorno di lezione. Cavolo, il mio cervello è andato in pappa per il nervoso. Beh, non faccio tardi adesso. Che bello, l'abbiamo aiutato. Un'altra buona azione. È tutto grazie a Shukina, davvero, grazie di cuore. Non c'è di che, possiamo andare avanti adesso. Sì, meglio sbrigarci. E soprattutto meglio tornare a Dogenzaka e allo East. Il bonus Shibupea penta la quantità di denaro guadagnato quando ve... Oh, a saperlo prima quante spille che abbiamo venduto fino ad ora. Però grazie Shinji. Tra l'altro ho appena notato una cosa e io spero che non sia voluta. Però sembra di guardare Dante e suo fratello. Dante e Vergi, guardali. Identici, cambiano i colori. Dio mio. Con tutte le spille che ho venduto tra un episodio e l'altro mentre aspettavo di registrare, mentre livellavo. Oh, quanti soldi avremmo fatto in più. Oh, c'è un maiale, eccolo lì però. E sai che ti dico? Un maiale, vieni qua. Sorry, but you're no match for me. Che maiale sarà questo? Anche questo sarà specifico o saranno quelli che devi matchare il colore? No, maiale normale, va bene. Ah. Ed ecco la fregatura. Ma 110 secondi, Dio mio. Vuoi proprio che vinca io allora? Con 110 secondi in avanzo non la... Vabbè, non mi lamento. Non mi posso lamentare. Cosa abbiamo preso? Materia ombrosa, e vai. Rieccoci qui a Dogenzaka, dove un uomo abbastanza infastidito è qui. Ho i capelli verdi, sono arrabbiato. Un attimo, quello è Kashiki, vero? Certo che è tipo un radar per le celebrità. Cosa devo dirti? Mi tengo aggiornato io. Però sembra che sia sotto l'influenza di un rumore. Quantomeno sembra un esemplare piuttosto docile. Allora, nobile Rindo, come procediamo? Va bene, ma fate in fretta. Ok, capito. Nagi, tocca a te. Ogni vostro desiderio è un ordine. Invasione! Kashiki il bello. Giusto per curiosità, de il bello. Che cosa ci sblocca il bello? Estensione di invasione. Ok, niente di eccezionale al momento, ma va bene. Probabilmente servirà più avanti, magari. Se il mio personaggio in questa serie TV è l'eroe, allora perché non parla quasi mai? Cos'è? Mi hanno preso solo per il mio bel faccino. Avrei dovuto mollare la musica. Non avrei dovuto mollare. Va bene. Ma io non capisco se sono overlevel o se va bene che io sia... Va bene che ho livellato, però sono overlevel forse. Boh, non lo so. In ogni caso abbiamo 4 minuti e 20 secondi per farcela, quindi... Occupiamoci subito degli scorpioni. Che ci risucchiano la vita. E addio al pesce palla. Sai qual è il nemico che ad ora mi ha dato più fastidio, mi ha dato più problemi? Sì, anche l'elefante, ma perché quando l'abbiamo incontrato effettivamente ci faceva un sacco di male. Più di quanto potessimo prendere al tempo. Ma è proprio lo scorpione. Quando fa il colpo con la coda, a volte fa dei colpi talmente forti, dannazione, che poi non capisco il motivo. Cioè non capisco perché siano così forti a volte quei colpi. Addio all'orsacchiotto. E addio al lupacchiotto, che tra poco ci abbandona. Andato. Saranno 3 o 4 scontri secondo voi? Visto quanto tempo, secondo me sono 4. Ok, orsi incazzati. Questi potrebbero fare male. C'è anche lui.
C'è anche il nostro amico carissimo invisibile. Eccolo lì. Dobbiamo solo riuscire a sgamarlo. Perfetto. Anche lui mi ha dato problemi, perché a volte quel colpo elettrico faceva un sacco di male. Faceva un sacco di male a volte quel colpo elettrico. E ci siamo presi 1400. Quindi la cura che Fret ci dà è ottima. E a questo, visto che è grosso, Killer Remix. Spoccola sta medusa merdosa. Prima che si divida, più che altro, è quello che mi preoccupa. No, la medusa, non il corvo. Morta? Perfetto. Nice one. Indeed. Keep it up, I got you. Andata. Yo, altro oro. Quanto ci becchiamo? Cosa ci becchiamo? Più che altro niente di utile. Fanculo. Che palle. Non ci becchiamo mai niente di utile da sti scontri qua. Magari sono io che pretendo troppo. Devo dare il meglio di me con le battute che ho, anche se sono poche. Conta la qualità, non la quantità, no? Esatto. Non deve essere facile uscire con un idol. Sul serio, troppo lavoro per uno come me. Beh, almeno siamo riusciti ad aiutarlo. Nagi, va bene se ci rimettiamo in moto? Invero, nobile Rindo, e la vostra preoccupazione nei miei confronti è profondamente apprezzata. Va bene allora, andiamo, yo! Perfetto. Ed ecco l'ultima persona da aiutare. Nuovamente il principe, ma c'è anche il ragazzo scambiato per ragazza. Allora, se hai un motivo per dire una cosa del genere, vorrei davvero saperlo. Mi dispiace, ma non ricordo di averlo detto. Certo che lo hai fatto, ne parlano tutti quanti. Hai detto che la mia voce è odiosa, ammettilo. Non ricordo. Ascolta, è da un po' che aiuto Eiru con i suoi video. E ha davvero una voce mozzafiato, una cosa mai sentita. Come fai a non rendertene conto? Ma stai almeno ascoltando. Chiaramente deve esserci stato un malinteso. Guardate, è il principe e... il ragazzo con la vocina. Sembra che stiano litigando. Per come è messa Shibuya adesso potrebbe causare problemi tali anche nel PR. Vogliamo provare a scansionare? Già, credo che dovremmo aiutarli. Io non ricordo di aver insultato questo ragazzino. Ah, sì, ricordo bene la voce di questo ragazzo. Mi ha colpito immensamente durante l'audizione. Però non ricordo altro. Tu invece? Perché ha cambiato opinione all'improvviso e ora dice che la mia voce è odiosa? Non ha alcun senso. Forse perché è lui che sta facendo lo stronzo? Ci è rimasto davvero male per quello che ha detto il principe su di lui. Diavolo, sentirsi dire che la tua voce odiosa farebbe restare male chiunque. Ma il principe non ricorda di averlo mai detto questo. Mi sembra che una rinfrescata di quello che è successo farebbe comodo a tutti. Già, non credo che da soli possano riuscire a mettersi d'accordo. Va bene, un'immagine mentale del principe che parla di Eiru in arrivo. Lady Shoka? Sì. Mi scuso per aver sprecato il poco tempo che abbiamo. Tranquilla, ormai questa storia ha preso anche me. Tocca a te, Fred. Bella, inizio trasmissione. Bip 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 bip. Tu invece che pensi? Ero felice che il principe parlasse di Eiru in TV, ma poi ha dovuto rovinare tutto facendo il perfido. Non è che stai ingigantendo tu la situazione? A tuo favore, magari? Ecco fatto! Vabbè, guarda, non commento neanche più. Non commento neanche più i disegni di Fred. Allora, che cos'hai da dire? Eiru, un nome e una voce da non dimenticare. Ha una tonalità così gradevole. È come un vino speziato dalle note pregevoli. Davvero straordinario. Tu invece? In TV il principe ha detto di essere rimasto colpito da Eiru. Non è l'unico, Eiru è un astro nascente. Ehi, sbaglio, il principe ha appena definito la voce di Eiru odiosa. È quella cosa del vino spregevole? Questa non gliela perdono. Pregevole, deficiente. Oh mio Dio, il principe in persona ha detto che gli piace la mia voce. Ha detto che è come un vino speziato o qualcosa così. Non ci credo che mi ha fatto dei complimenti. Oh, sì, esatto, ora ricordo, ecco cosa è successo. Principe, quando stavi parlando con Eiru, ho pensato che la tua voce fosse eccezionale. Deliziosa come un vino pregiato, ma con un leggero accento speziato. Aspetta, deliziosa. Quindi, durante l'audizione...
deliziosa, non odiosa. È stato tutto un malinteso. Lo so che magari a volte uso delle metafore un po' strane, però... Oh beh, è così la vita. Quindi in realtà quello che hai detto è che hai una voce fantastica, è calda, è dolce e avvolgente. E penso che Shibuya potrà trasformarsi in qualcosa ancora più unico e meraviglioso. Come un nuovo tipo di cucina sperimentale, una pizza dal... Kimbici, non... Pizza al kimchi? Hai proprio ragione, principe, parli proprio in un modo strano a volte. Se c'è qualcosa di odioso è il fatto di non aver capito cosa hai detto. Perché sono scemo. Principe, Eiru. Sì? Cosa? Voi due dovreste lavorare insieme. Lavorerò un piano per un progetto. Quando hai fatto, mandamelo al mio agente. Spero di rivederti presto, Eiru. Anch'io. Oh, che personaggio. Mi vengono i brividi. Beh, sembra che tutto sia andato a posto. Già. Tranne per, il resto del PR. Forza, abbiamo del lavoro da fare. Materia ombrosa, 5 punti amicizia e un nuovo social. Che cosa ci sblocca, tra l'altro? Espansione Shibu Pay, possiamo aumentare i nostri soldi. Vabbè, ascolta. In teoria siamo già quasi a 900.000. Prendiamolo. Mi chiedo se il massimale sia 9.999.000. Allora, stavo notando che effettivamente alcune persone sono affette da questa nube. Se vedi già questa tizia qui, c'ha questo effetto tutto ombroso, ma anche le persone là dietro che camminano, tra l'altro dove vanno? Ah, entrano qua dentro. Va bene, saliamo di sopra. Eccolo qua il demone che gli piace guardare le cose dall'alto. Eh? E cosa ci fate voi qua su? Stiamo cercando Ayano. Da qui si vede praticamente tutto, non è vero? L'hai vista? Ayano, dici? Potete descrivermela? Come? Non la conosci? Pensavo che voi demoni vi conosceste tutti. Tu vieni da Shibuya, giusto? Immagino che abbia senso allora. Lei non ha mai frequentato molti demoni di Shibuya. Ha un'aria un po' scontrosa, capelli lunghi. Bionda? Esattamente il contrario, capelli nerissimi. Poi cos'altro c'è? Sì, è un po' fredda. Mi ricorda vagamente qualcosa, forse. Allora, l'hai vista o no? Può essere, non mi ricordo bene. Fred, pensaci tu. Esatto, posso darti una mano, vero Tamarindo? Sì, esatto. Vediamo di rinfrescarti la memoria. Vai Fred, usa il tuo magico potere di ricordo mentale. Però guarda, quelli relativi alla storia hanno pochissimi pezzi, sono, tra virgolette, più facili da fare. Ecco fatto. Cos'è quel coso, Fred? Cos'era quello? Ah sì, ora me la ricordo. Oh, adesso mi ricordo. È quella tipa con l'iguana. Perché non me l'hai detto prima? Ok, in effetti è abbastanza particolare. Forse era semplicemente troppo ovvio per menzionarlo. Allora, l'hai vista? No. Sul serio, nessuno che le assomigli anche vagamente. Ehi, sono appena arrivato, datemi un attimo di tregua. Oh, ma conosco qualcuno che potrebbe aiutarvi. Ehi, Ozuki! Pure. Deve essere qui da qualche parte, non è che l'avete vista per caso? Ozuki, vuoi dire testa rosa? Che circostanza fortunata. Ah, e voi cosa ci fate qui? Stiamo cercando Ayano. Davvero? Beh, vi auguro buona fortuna. Vorrei tanto aiutarvi, ma visto che siamo nemici e tutto... Chiaro. Non c'entra niente, ma penso di aver visto una donna con un'iguana poco fa. Sembrava diretta verso Central Street. Che c'è? Così anche noi ci guadagniamo. Cosa credi? Più tempo voi idioti passate a cercare la vostra amica, tanto poi possiamo indorare questo posto di rumori. Quindi andate, continuate a cercarla. Grazie. A me non importa, faccio solo il mio lavoro. Qualsiasi cosa per farmi Ozuki. Strada. Grazie mille, Ozuki. Già, ti dobbiamo un favore, testa rosa. Finché non impari il mio nome, chiudi il becco. Come vuoi tu, testa rosa? Let's have a look. Let's go. Dannazione. E verso Central Street, sì, allora. Oh, wow. Rumori appestati. Non vi è modo di eluderli. L'unica scelta è combattere, eh? Facciamola a pezzi! No, no, scusa, non ce l'ho più la sfila delle stelle ninja. L'ho usata per livellare mentre livellavo un po' di spille. Perfetto. Puoi essere appestato quanto vuoi, ma io ti faccio un culo che non hai idea.
Occhio. Ah, dannazione. Perfetto. Due con un colpo solo. Allora, c'è da dire che sono nettamente più resistenti dei rumori normali, ma non sono niente di speciale come nemici. Cioè non è che fanno qualcosa di strano o che gli altri non fanno. Dove sei? Preso in pieno. Ecco qua. Morti? Andata. Abbiamo preso una spilla nuova? Assalto schiacciante. Vista così mi sa tanto di spada di fuoco. Quei rumori di poco fa, penso che fossero qui a casa mia. Cosa? Sono attirati dalle emozioni forti, proprio come i rumori normali. Non sembra tu abbia emozioni forti ora. Sei così arrabbiata? Qualcosa del genere. Presto, andiamo a Central Street. Sì. Gatling cane alfa. Lancia spazzatura, bersaglia catene di 4, dagli oggetti grandi appaiono a caso. Non sembra granché, eh? Che cosa vuoi per farmi passare, tu? Se davvero volete arrivare a Central Street, dobbiamo completare una missione per te, giusto? Sì, sei proprio un tipo sveglio. A proposito di gente sveglia, che fine ha fatto Ayano? Nessuno si è preso la briga di dirmi cosa sta succedendo. Il rumore le è entrato nella testa. Oh, poverina. Opera di Shiva, immagino. Probabilmente. Quindi la nostra missione? Oh, giusto, dovete vincere una battaglia a catena da 4 riduzioni da queste parti. Buona fortuna. Facile, allora. Vado addirittura a prendermi questo qua blu. Ecco fatto. Catena da 4, completata. Ora possiamo passare? Ok. Missione completata, potete passare. Potresti sempre chiedere scusa, Shock. Chiedere perdono. E perché mai? Forse può farti tornare demone. Non mi interessa, grazie. Sei sicura? Sì, ne ho avuto abbastanza. Se lo dici tu. Sì. Perché ho un po' di sospetto. Per quanto mi piace Shoka come personaggio, ho un po' di sospetti. Quindi si trova qui? Bene, siamo a Central Street. Credete che Ayano si trovi qui? C'è un solo modo per scoprirlo. Andiamo. Non vi anima a cui fare affidamento. Solo noi stessi. Dubito che gli abitanti del mondo dei vivi possano esserci di grande aiuto, già che siamo in cerca di un essere a loro sconosciuto e invisibile. Sì, beh, cominciamo. Va bene, prima di tutto andiamo a vedere i negozi. Ehi, è di nuovo quel tizio. Come sta andando il gioco? A te che importa? Beh, niente, solo per curiosità. Non devi per forza rispondermi se non ti va. E allora perché? Nah, lascia stare. Hey. Piuttosto, hai visto Ayano? Perché? Stai cercando di salvarla? Prova a indovinare. Non hai tutti i torti, ma dovresti pensarci bene. Indeed. Usa il cervello, Shoka. Hai sentito, Shiba? Anche se potrebbe aver sbagliato tutto, vuole trovare una soluzione sia per il PS che per il PR. Cosa vorrebbe dire trovare una soluzione? Mi piacerebbe saperlo, anche se ho dei sospetti. Penso che creda che sia un suo dovere portare a Shibuya alla distruzione. Suo dovere? Ma falla finita! Pensala come vuoi, i fatti sono questi. Vuole concludere la sua missione, con ogni mezzo necessario. Non ti seguo, non puoi andare dritto al punto. Il rumore che ha preso Ayano, non sottovalutarlo. Quindi, tu, leader dei Witch and Twisters. Cosa? Buona fortuna, ne avrai bisogno. Ok, grazie, immagino. Beh, è stato enigmatico, però ha detto qualcosa sul rumore che ha posseduto Ayano. A quanto pare la mia visione era corretta. Ottimo. Oh, c'è un demone. Ma guarda un po', i Witch and Twisters. Hai visto Ayano? Potresti almeno salutare. Sì, l'ho vista. Quando? Dove? È andata da qualche parte? Cosa stava facendo? Ehi, 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 piano, rallenta. Per quale motivo pensi che dovrei risponderti? Traditrice, tu non sei molto sveglia, vero? Un demone di Shinjuku che molla. E per unirsi a Witch and Twister, poi? You. Ehi, io, zio! Ora basta! Cosa? E tu chi saresti What? Adesso? Ah, sì, sei la brutta copia di Neku, non è vero? Come mi hai chiamato? Rilassati, non sono qui per combattere, pivello.
A me sembra di sì. Dopo questa non ti lascerò andare via. In realtà penso proprio di sì. A meno che non riusciate a prendermi mentre affrontate i rumori. Oh no. Un demone che ci lancia addosso dei rumori. Oh no. Che peccato. Non ha visto la scia di cadaveri che ho lasciato fino adesso. Questo qua lo spacchiamo. Allora, orsacchiotti. Ecco fatto. Gli orsi ormai zero problem. Totalmente. Inizialmente te li presentano come dei nemici abbastanza potenti, buongiorno. Per poi venir massacrati malissimo. Il rinoceronte è un po' un problema, ma per il semplice fatto che dal davanti non puoi colpirlo. Solo quello è il grande problema. Forza Ciccio, vieni qui. Non è riuscito mai a colpirlo, Beat. Non so dove fosse, ma non l'ha colpito mai. Bravo, Beat, così ti vogliamo. Niente di eccezionale. Oh, che novità. Oh, ma guarda, è scappato. Dannazione. Dove è andato quel demone? Ha fatto rientro presso col di Spagna. Quel bastardo. Forza, andiamo a sfondargli la faccia del cemento. Una dinamitata di pugni. Accidenti, andiamo a prenderlo. Sì, andiamo. Materia ombrosa, wow. Quasi quasi andavo a Tipsy Tops. Allora, il mio caro amico demone, prima di affrontarti, aspetta, vado al negozio. Proprio, oh no, mi stanno inseguendo. Intanto, passato dall'altra parte. Andiamo a menarlo. Eccolo, è laggiù. Dannazione, siete testardi, eh. Ci è sfuggito di nuovo. Perché siamo ancora fermi? Facciamolo a pezzi. Stai calmo, bello. Forse è meglio rimandare. Perché? Rumori? Appestati? Per via dei rumori appestati. Corretto, dobbiamo liberarci prima di proseguire oltre. Ma siete seri? Ah, vediamo di spicciarci. Get my way and get ready, yo. Una smitragliata di colpi così. Effettivamente, allora, io non so se puoi mettere tipo 4 spille quadrato quando sbloccherai l'altra abilità di avere più spille dello stesso tasto. Però sarebbe figo. Sarebbe figo tutta una squadra che spara solo proiettili. Madonna mia, mi sfondo a testate nel cemento. Anche se riuscissimo solo a eliminare, esatto, quelli piccoli tipo le rane, già sono contento io. Tu come sei sopravvissuto? Perché eri qua nascosto come un coniglio. Come un pagliaccio eri nascosto, penso un po'. Vieni qui. Ah, speravo di ucciderlo. E andati. Facile. Sti nemici, io mi sa che torno indietro nella giornata, o a meno che nei prossimi giorni si possano trovare normalmente, e me li faccio sia in facile che normale, perché secondo me nascondono delle spille utili. Dovrebbero essere tutti. Dove è andato quel tipo? L'ho visto dirigersi verso Tower Records. Una logica via d'uscita. Andiamo, non possiamo perdere altro tempo. Ayano, ti prego, tieni duro. Non sparire, ti prego. Ma Ayano, chi è per te? Ancora non ce l'hai detto. Cioè, perché vista così sembra sua madre. Però se la chiama per nome potrebbe essere sua sorella. O una che le ha insegnato tutto della sua vita. Semplicemente. Dove diavolo è quel demone? È là. Da qualche parte travestito da umano parrebbe. Mentre si aggira per Tower Records. Oh, ehi, hai ragione. Questa volta gli faremo sputare il rospo. Va bene, andiamo a pestare quel demone. E ti prego non muoverti più da lì. Sono rotto le scatole di inseguirti. Yo, demone, smetti di nasconderti. Levatevi dai piedi. E poi credo che abbiate compagnia. Di nuovo? Ah, basta.
Mamma mia, sto orso Yogi delle balle, grigio. Accidenti, rumori appestati. Ce ne sono altri. Vi conviene eliminarli in fretta, altrimenti metteranno le zampe sugli abitanti della città e non vogliamo che succeda. Ah, ci occuperemo di te più tardi. Ovviamente. Dannazione a voi. Solo un orso e tre lupetti? Mi sottovaluti, ciccio. Ecco fatto. Allora, l'orso è ancora a piena vita e io mi occuperei di loro. Mi occupo prima dei lupetti perché fanno l'attacco lì di fuoco che mi dà molto fastidio. Ulla, che stronzo me l'ha interrotto mentre lo stavo già colpendo. Ma ce n'è ancora uno? Ah no, sentivo ancora l'ululato io. In pieno. Ma, ok, non capivo chi è che era stato atterrato, ma più che altro come. Quel calcio che gli facciamo fare a Beat ci sta un sacco. Ci sta un sacco e Iwatoshi. Che cosa farà? Non lo so, ma vedo delle montagne tipo piramidi. Wow, finito! Dov'è andato il demone? Oh, da quella parte! In cima a quell'edificio! Mi sono nascosto qui. Brutta carogna! Va bene, posso teletrasportarci lassù. Dov'è che era il teletrasporto? Gravitone di buon umore. Ecco qua. Facile facile il teletrasporto. Ok, ciccio, non puoi più scappare. Smettetela di seguirmi. Non prima che tu ci dica tutto quello che sai. Falla finita, io! E va bene. Ayano è laggiù. Guardate, la potete vedere da qui. È là. Ciao. Miyashita Park. Lei è lì. È lì davvero. Dovremmo riuscire ad arrivarci dall'incrocio pedonale. Meglio darsi una mossa. Aspettate. Cosa? Il fatto è... Sputa il rospo. Voi volete salvarla, giusto? Ovvio. Non credo che sia possibile. È messa piuttosto male. In che senso? Il rumore che l'ha presa non è come i rumori appestati che conoscete. È successo così in fretta. L'ha praticamente divorata. Ormai è troppo tardi per lei. Non è più stessa Yano che conoscevi. Stai dicendo sul serio? Perché non l'hai detto prima? Se non avessimo perso tempo a darti la caccia, avremmo potuto... Era già troppo tardi. È così da ieri. Quando Shiba ha iniziato la trasmissione, era già troppo tardi per lei. Voglio andare da lei lo stesso. Non mi arrendo. Farci perdere tempo a rincorrerti. Brutta storia, frate. Speravo arrivassimo al punto da rinunciare a trovare Yano. Già, vi dirò, mi avete rotto le scatole. Se non fosse per voi, le cose sarebbero più semplici. Potremmo semplicemente distruggere Shibuya e trovare un nuovo posto. Facile, facile. Niente più demoni che si fanno male, niente più amici persi. Lascialo perdere, Beat. Stronzi egoisti. Sta solo facendo quello che fanno tutti i demoni di Shinjuku. Tutto il possibile per proteggere i suoi amici. Mi dispiace. Si è arresa. 5.000 yen? Oh, speravo in una spilla nuova io, però vabbè. Secondo voi arriverà un rumore a fermarci? No, però un demone sì. Volete andare da questa parte? Esatto, per vedere Ayano. Perché? È un problema? No, è solo che ti conviene sbrigarti. Cosa vorresti dire? I rumori sono rapidi quando si impadroniscono delle persone, o almeno così ho sentito. Se vuoi parlare con lei, meglio fare in fretta. Oh. Ad ogni modo, dovresti sconfiggere qualche rumore per passare. Sai che novità? Va bene, cominciamo. Qualche rumore. Quanti rumori? Facile. Lascialo in pace, stronzo. Ancora. Ah,
Ah, ma la spilla che abbiamo dato a Rindo, no, non è autodirezionale. Cioè va dove punta, ma non punta direttamente al nemico. È una stronzata di spilla, insomma. Ah, bastardo. Lascia in pace Pit. Ma più che altro non va bene con le nostre altre spille. Perché è forte, eh? Fa un sacco di danno. Anche pietrificato il nostro caro amico squalo proprio qui. Ecco fatto. Certo, tu cerchi in tutti i modi di tornare in acqua, vedo. Mi dispiace per te, ma non è fattibile. Fatto? Missione completata? Missione completata. Peccato, speravo molto meglio quella spilla lì. Wow, bel colpo. Oh, cosa c'è? Era troppo facile. Non importa, facci passare. Come desideri, mi raccomando, chiedi scusa a Dayano. L'hai fatta preoccupare. Ultimamente è stata sempre in pensiero, come puoi immaginare. Lo so. Ora andiamo. Grazie. E rimettiamo la nostra lancia. Vorrei cambiare la spilla che abbiamo a Bit, ma non so veramente che altro dargli. E per la prima volta questa zona qui è aperta e possiamo passare. Incredibile. Ehi, tutto ok? Stavo solo pensando a quello che ha detto il demone. Che Ayano è... Già. Pensi che dovremmo combattere con lei? È molto probabile. Sapevo che unendomi a voi per lei sarei diventata un nemico, ma non pensavo che avrei dovuto battermi con lei. Spero che non sarà necessario. Ciccia, già che lo stai dicendo, è palese che adesso combattiamo. Allora, Miyashita Park. Nomade della città. Ah, ma aspetta, ma questa è una zona nuova. Non c'eravamo ancora passati di qua. E c'è un negozio, infatti, che vende crepe e gelati. Vediamo dove si trova Ayano. Eccola lì, sotto un albero ad aspettarci, con un drop rate di 30. Speriamo che basti, perché tanto, dai, lo sappiamo tutti quanti che dobbiamo combattere qua. Ayano, eccoti qui. Ehi! Aspetta, non avvicinarti troppo. Stai bene? Shock, sei tu? Perché ci hai messo così tanto, tesoro? Mi hai fatto stare in pensiero. Sì, beh, posso dire la stessa cosa di te. Lo apprezzo molto, tesoro. Quindi è vero, il rumore ti ha preso davvero? Temo di sì. Ma come? Non avevano mai attaccato i demoni prima d'ora. Sono stata io, ho assorbito un rumore nel mio corpo. Perché? Perché sapevo che altrimenti non avresti voluto incontrarmi. Cosa stai dicendo? Ascolta, tesoro, dobbiamo tornare subito da Shiba. Lì sarai al sicuro. E anche io. No, non dire così. Torna dai demoni. Dimentica questa città desolata. Possiamo iniziare una nuova vita insieme, io e te, altrove. Vieni con me. Non costringermi a legarti e trascinarti con forza. Butta male, Tamarindo. Il rumore ha preso il controllo. Aspettate, non toccatela. Non ancora. Vedo che hai portato anche loro. No, siamo venuti qui insieme. È così che fanno le squadre. Ascolta, demone, non so chi ti credi di essere, ma Gattina non andrà da nessuna parte. Anche l'iguana è posseduta? Impara il mio nome e ricordalo bene. Ayano Kamachi. Ayano Kamachi. Ti consiglio di non impicciarti negli affari nostri. Oh cacchio. Basta adesso, non voglio combattere. Vacci piano, Gattina. Ehi, Spilletta, pensi di poter fare invasione? Non penso proprio. Ecco, esatto. Non so come abbia fatto a non risucchiarmi, vista la spinta gravitazionale. Dai, possiamo farcela. Entriamo, diamo una lezione a quel rumore e usciamo. Facile facile, io. Sì, forse. Sì, se ce lo lasciasse fare. Ok, forza. Ho capito. Con permesso. Perché mi sa tanto di fregatura? Tanto non cambierà nulla, vero? Eccoli qua, ovviamente. Un orso di cristallo.
E il suo amichetto normale. Porca miseria. Vorrei arrivare al 300% per lo scontro successivo. O comunque il più vicino possibile. Ecco fatto. Beccati questo. Ecco fatto. E addio alla ranocchia. Muori. Preso. Addio a Winnie the Pooh. Aia. E addio al corvetto. La doppia trivella. Niente roba nuova. Sai che novità. Tanto sto giorno mi sa che me lo rifaccio. Ci sono un sacco di rumori appestati che forse in facile o in normale qualcosa ci droppano. Come ti sembra? Meglio, credo. Però non sono riuscito a cancellare il rumore. Mi sono sempre chiesta come fosse dentro la sua mente. Sciocca. Sciocca, tesoro. Ti presento la nostra nuova recluta. Che carina. Nostra nuova recluta. Ti occuperai tu di lei. Sciocca Sakurane. Ciao, comunque. Ayano Kamachi. L'ha presa sotto la sua ala. Non è una parente, non è niente. Però questo vuol dire che Sciocca, al suo tempo da giocatrice, era sicuramente un'ottima giocatrice. Questo conclude la lezione di oggi sui doveri di un demone. Ehi, Ayano. Sì? Non so se ce la faccio. Sto ancora imparando le basi qui e ce la faccio appena. Non mi lasciare, ok? Sei un tesorino. Una performance eccezionale, tesoro. La migliore di sempre. Già, non sono stata malaccio. Grazie. Non farmi arrossire. Shibuya è una città molto diversa da quella che conosciamo. Se c'è qualcuno che può arrivare alla portata del direttore, sei tu. Fa piacere che tu sia d'accordo. Darò fuoco all'animo di questa città. Sarai eccezionale come nuovo Game Master. Ci aspetta una bella avventura. Basta che sia sicura. Eccola di nuovo che cerca di controllare il centro. Non preoccuparti, nessuno farà il male alla tua preziosa Sciocca. Te lo prometto. Uno dopo l'altro cadono tutti. C'è qualcosa di diverso, è cambiata. Chi, tesoro? Tsugumi? Sì, non si comportava così. Il capo l'ha trasformato in un demone o qualcosa del genere. E lui? Cosa gli prende ultimamente? Continua a parlare della distruzione di Shinjuku. Pensavo gli piacesse stare qui. Ha qualcosa in mente. Niente di cui tu debba preoccuparti. Capisco le tue preoccupazioni, tesoro, ma non temere. Qualsiasi cosa succeda, sarai sempre al sicuro con me, te lo prometto. Quel mostro pagherà per ciò che ha fatto. Oui. Oh cielo, sembra che il suo cuore stia per essere cancellato. Aspetta, cosa? Ma come diavolo? Ma Ayano, il rumore l'ha svuotata, non c'è più niente da fare, gattina. Forza, dobbiamo andarci prima che sia troppo tardi. No, aspetta, dobbiamo sbarazzarci di quel rumore. Non c'è tempo, forza, sbamiamo. Sciocca. E adesso cosa facciamo? Non possiamo farci niente. Non posso lasciare che finisca così. Nagi. Sì? Riportami dentro. Mi devi riportare dentro. Ho un brutto presentimento. Tutto ok, Spilletta? Deve pagare. Ogni speranza è persa. Tu vieni con me, viva o morta. Il rumore è troppo assordante. Ti prego, devi fare qualcosa. Fate qualcosa, per favore.
È inutile! Non ce la faccio! Che sta facendo, gattina? E va bene, ci penserò io! Fermati! Che ha fatto? Aia, che male! Che botta! Shoka! Spilla? Back in time again? Eccoci qua. Nuovamente qui. Sembra che i miei poteri si siano riattivati. Ma adesso cosa dovrei fare? Se invade la sua mente non ci sarà d'aiuto. Allora non ci resta che affrontarla. Già. Devo far capire a Shoka che affrontare Ayano è l'unica alternativa. Ma diglielo adesso, scusami. Non tornare indietro a inizio giornata per questo. Vabbè che effettivamente se torna a inizio giornata a prescindere glielo dice, perché vuol dire che è già successo un casino. 3 punti amicizia. Hey. Allora, dove si trova questa Ayano? Non ne sono sicura. Probabilmente nemmeno lei sa dove si trova. Dubito che conosca bene la città. Diglielo, dobbiamo davvero sbrigarci. Ma se il demone diceva la verità è comunque troppo tardi. Non possiamo salvare Ayano. Ehi, ascolta. Sì? Io mi spiace che tu debba fare questo. Cosa? No, è che se va tutto bene potremmo riuscire a portarla dalla nostra parte. Mi sa che non sarà possibile. E Shoka deve farsene una ragione. Deve essere pronta a combattere. Rindo, come la posso mettere? Devo convincerla, ma dovrò avere un po' di tatto. Proverò a parlarle e assicurarmi che sia pronta per quello che ci aspetta. Potrei cominciare chiedendole di Ayano. Allora, un po' di tatto. Che tipo di amica è? Ayano è una tua amica, giusto? Non ho mai definito il nostro rapporto, ma immagino di sì. Ho passato più tempo con lei che con chiunque altro a Shinjuku. Sarai in pensiero per lei? Già. Cosa posso chiederle ora? Forse del loro rapporto. Sono indeciso fra queste due, però andrei sulla sorella. Ayano era come una sorella per te. Una sorella? Forse sì, adesso che ci penso. Con me era più gentile che con chiunque altro e mi ha sempre guardato alle spalle, ad ogni costo. Se avevo qualsiasi tipo di problema andavo diretta da lei. Trovava sempre un modo per risolvere i problemi. Devi essere davvero speciale per lei. Come potrei non esserlo? Cos'altro? Mi chiedo che esperienze abbiano avuto assieme. Si prendeva chiaramente cura di lei. Ayano si prendeva cura di te. Sì, assolutamente. Mi ha insegnato tutto quello che so. Sul lavoro, sull'essere un demone, tutto. Sembra che tu le debba molto. Sì, è così. Beh, di cosa dovrei parlare adesso? Questa situazione deve essere molto dura per Shoka. Ayano è così importante per lei, ma deve essere pronta ad affrontarla. Allora, pronta a combattere e troppo tardi mi sembrano le più plausibili. Quindi potrebbe essere tardi, visto che diceva così anche il demone. Ascolta, sappiamo cosa succede alle persone che vengono possedute dal rumore. Sappiamo cosa gli fa. Già. E per i demoni potrebbe essere diverso che per le persone normali. Ma se fosse già troppo tardi, cosa vorresti dire? Pensi che non possiamo salvarla? No, non intendo questo. È solo che quando succede qualcosa di orribile a qualcuno a cui tieni, non deve essere facile capire cosa fare. E pensavo solo che potrebbe essere più facile pensandoci prima, per prepararci a qualsiasi cosa succeda. Hai ragione, ci penserò. Ascolta, lo so che sei preoccupato per quello che succederà quando troveremo Ayano, insomma. È questo che ti preoccupa, non è vero? Ascoltami, andrà tutto bene, non accadrà nulla di brutto. Non lo permetterò. Mi sa che qui abbiamo finito. Ottimo. Ok, prima di andare avanti ho svuotato la batteria. Così, se ci ritroviamo almeno all'incrocio pedonale, possiamo fare un po' da mangiare. Devo capire Shoka come affrontare Ayano. Vediamo, qui è... Già, ti dobbiamo un favore, Testa Rosa. Finché non impari il mio nome, chiudi il becco. Come vuoi tu, Testa Rosa? Giusto, qui è quando abbiamo incontrato Uzuki. Forse dovrei provare a parlare di nuovo con Shoka. Potrei riuscire a farle cambiare idea. Cosa posso iniziare a chiederle? Ayano viene da Shinjuku, no? Mi chiedo se lei e Shiba abbiano avuto problemi in passato. Ok, bisogna sempre rimanere family friendly, quindi sono amici. Shiba e Ayano sono tipo amici? Sì? Non si direbbe.
Di solito tra amici non ci si aizza contro i rumori. Beh, Shiba evidentemente lo fa. Perché mai? Perché fare una cosa simile? Credo che sia perché Ayano gli ha chiesto di farmi tornare demone. Oh, ma questo non... Shiba non lavora in questo modo. In che senso? Non fa quelle cose del perdonare. Ricordi il giorno finale di settimana scorsa? Lui mi ha dato un'altra opportunità e non lo fa mai. Ma io l'ho rifiutata. Se Ayano ha davvero chiesto di farmi tornare, diciamo che lui non ne sarebbe molto entusiasta. Anzi, forse peggio del solito, perché si conoscono bene. Oh, com'è potuto succedere? Forse Ayano e Shiba non erano così intimi come pensavo. Potrebbe essere più complicato. Quindi si fidavano l'uno dell'altra? Si fidavano l'uno dell'altra? Ayano e Shiba, intendo. Per quanto ne so, sì. Ma se questo è vero, allora perché attaccarla con un rumore in tal modo? Non è una cosa fatta per un capriccio. Probabilmente si è arrabbiato. Con Ayano? Sì, e probabilmente a casa mia. Quindi Ayano ha deciso di opporsi a Shiba, probabilmente per proteggere Shoka. Mi chiedo se Shoka stia avendo dei ripensamenti sul fatto di essersi unita a noi, su tutto quanto. Facciamo in modo che lei si senta al sicuro. So che è un momento molto difficile per te. Sappi solo che sono qui per te, come amico. Rindo? Adesso sei con noi, il che vuol dire che sei contro i demoni. Dovrai combattere contro i tuoi vecchi amici. Non può essere facile per te, o per loro, o per Ayano. Possiamo solo immaginare cosa si provi. Beh sì, stavo pensando a Beat, però lui è rimasto meno di una settimana, quindi. Oh, sei tipo preoccupato per me? Stai tranquillo, ce la farò. Io sono dalla vostra parte adesso, non dalla parte dei demoni, né di Ayano. Non mi sorprende che Shoka si senta così. Lei e Ayano erano così legate. Forse dovrei cercare di tirarla su. E ora cosa dico? L'unica cosa sensata è ti guarderò le spalle. Quando Shiba ha detto di voler distruggere Shibuya, ti sei opposta a lui, eh? Pensavo che fosse solo una scena, quindi al momento mi ha dato fastidio, ma mi hai davvero stupito. Non avrei mai immaginato che potessimo finire nella stessa squadra. Ma sono felice che sia andata così. Oh, che fortunello. Quindi volevo solo dirti, ti guarderò alle spalle, qualunque cosa succeda. Beh, grazie. Penso di stare meglio adesso. Bene, devo essere pronta a tutto. Per quanto io voglia salvare Ayano, potrebbe non andare in quel modo. Già, lo devo accettare. Allora, c'era altro di cui volevi parlare? No, tutto qui. Ok, quindi sbrighiamoci a trovare Ayano. Non è andata proprio perfettamente, ma almeno ho fatto in modo che ci pensasse. Ok, prossima scena, Central Street. Ok, adesso dove mi trovo? Ha fatto rientro presso Col di Spagna. Quel bastardo, forza, andiamo a sfasciargli la faccia contro il cemento. Accidenti. Oh, è quando stavamo inseguendo quel demone a Central Street. Dovrei avere la possibilità di parlare con Shoka tra poco. Forse questa volta dovrei chiederle dei demoni. Se tutto va bene, Shoka potrebbe iniziare ad accettare tutto questo. Ehi, cosa c'è adesso? Volevo solo chiederti un paio di robe, se per te va bene. Spara. Il demone che stiamo cercando viene da Shinjuku, giusto? Stavo pensando, vorrei saperne di più riguardo ai demoni di Shinjuku. Ayano, Shiba, Shoka, tutti i demoni di Shinjuku. Ma come mai sono finiti a Shibuya? Perché hanno distrutto Shinjuku. Che poi io lo so che contiene di Shinjuku ed è Shinjuku, ma non me lo riesco a togliere dalla testa. In ogni caso, a voi piace Shibuya? Perché siete venuti tutti a Shibuya? Non penso fosse solo perché Shiba piaceva il posto. Già, non è questo il motivo. Non lo so però, non sapevo nemmeno che avesse intenzione di distruggere Shibuya. Non fino a circa un anno fa. Sono rimasta davvero sorpresa. Mi sentivo così persa. Persa? In che senso? Fino ad allora avevo sempre fatto quello che mi avevano detto. Ma poi ho iniziato ad avere dei dubbi. Oh. Quindi i demoni di Shinjuku non sono a Shibuya per loro scelta. Sono qui per ordine di Shiba. E sono qui da ben 3 anni. Mi chiedo cosa ne pensino dopo tutto questo tempo. E quindi vi piace stare qui? I demoni di Shinjuku si trovano bene a Shibuya? O cercano piuttosto di farsela andare bene? Che cosa intendi? Insomma, siete qui da ben 3 anni a questo punto. E non riesco a immaginare come possiate sentirvi riguardo la città. Ma non è poi così male, vero? Non devi essere o comportarti in un certo modo qui. Sei libero di essere semplicemente chiunque tu voglia essere. Capisco. Penso che a parecchi di noi piaccia stare qui. E solo che nessuno può dirla ad alta voce. Beh, io l'ho fatto e guarda come sono finita. Essere un demone è più difficile del previsto. Quindi non tutti i demoni vogliono che Shibuya scompaia. Ad alcuni addirittura piace.
Mi chiedo da che parte stesse Ayano. E si è mai abituata alla vita qui? A quanto pare no, secondo me. Che mi dici di Ayano? Alla fine si è mai abituata alla vita qui? Eh? Hai detto che non conosceva Shibuya molto bene. Oh, sì. Credo che non si sia mai davvero ambientata. Credo che non si sia mai davvero ambientata. Perché voleva tornare a Shinjuku? Non so se lo volesse, ma credo che me l'avrebbe detto, è il caso. Non ho idea di come fosse Shinjuku, ma doveva essere grandiosa se ai demoni piaceva così tanto. Vorrei che potessero vedere Shibuya allo stesso modo. Già, non sarebbe male, se solo fossi riuscita a farlo capire ad Ayano. Già, Shibuya è davvero un posto speciale. Dopo tanto tempo, quasi l'avevo dimenticato. Tutto questo tempo passato con Fretto, passato a giocare a Fantago. Mi domando se Shoka piaccia stare qui. La città è speciale per te, visto che vuoi proteggerla. Mi è sempre piaciuto passare del tempo in giro per Shibuya, ma mi chiedo cosa la rende così speciale. Come? Non lo sai? Credo di non averci mai dato peso. Per me è normale venire qui e divertirmi, tutto qui. Non deve essere male. Essere certo di chi sei. Per me non è stato così all'inizio. Non sapevi chi eri. Più o meno, come se non sapessi essere una persona indipendente. Qui hai così tanta scelta riguardo a cosa vuoi fare, chi vuoi essere, e la città ti accetta e basta, così come sei. Non sapevo come gestirla. Non ci avevo mai pensato in quel modo. Forse neanche io so davvero chi sono. Beh, non è mai troppo tardi per scoprirlo. Cioè, ci ho messo un po' a trovare la mia nicchia con gatto nero. La tua felpa da gatto. Sì, è la prima cosa che ho comprato a Shibuya. È come se mi avesse scelto, sai? Sai... Forse sei più legata tu a Shibuya di quanto lo sia io. Forse, dopotutto, non sarei qui se non lo amassi. Già, Shibuya e Ayano sono entrambe cose importanti per me. Pensare di dover scegliere una di loro... Avanti, abbiamo un demone da prendere. Penso che sia andata abbastanza bene. Forse poteva andare un po' meglio, ma immagino che dovrà bastare. Non capisco se sto facendo giusto oppure no. Tower Records. Ok, eccoci sopra il palazzo. Qua è quando stavamo dando la caccia a quel demone. Potremmo semplicemente distruggere Shibuya e trovare un nuovo posto. Facile facile. Niente più demoni che si fanno male. Niente più amici persi. Lascia perdere, Bit. Sta solo facendo quello che fanno tutti i demoni di Shinjuku. Tutto il possibile per proteggere i suoi amici. Mi dispiace. Devo fare in modo che Shoka sia pronta al peggio. Cosa le dico? Shoka? Fammi indovinare, vuoi parlare di nuovo? Già. Va bene, cosa c'è questa volta? Di cosa dovrei parlare? Ayano, Shoka, i demoni? Tu sei un demone per scelto o ti hanno scelto loro? Perché, come ho detto, se lei è un demone vuol dire che era un giocatore forte. Ma allora tu volevi diventare un demone o... Perché vuoi saperlo? Solo per curiosità. Non è che volessi diventare un demone, ma non volevo neanche non diventarlo. Ho solo giocato al gioco e sono andata abbastanza bene. E quando mi hanno offerto di diventare demone, ho accettato la proposta. Quindi hai vinto tu il gioco? Ovvio, come se potessi perdere. Ma ad essere onesta, sarebbe stato meglio essere cancellata. Mi sono lasciata prendere la mano. Essere in grado di usare gli psico e tutto il resto mi ha fatto sentire così potente. Wow, quindi è diventata demone di sua volontà e non è stata obbligata o cose del genere. E adesso? Ti piaceva quindi esserlo? Ti piaceva essere un demone? Penso di sì, era il mio lavoro. E anche piuttosto semplice. Tutto quello che dovevo fare era tenere d'occhio i giocatori. A volte era persino quasi divertente. Evocare i rumori, fare a pezzi la gente. Roba da divertirsi. Accidenti, meno male che sono dalla tua parte. A Shoka piaceva essere un demone da quello che dice. E cosa ti piaceva di questo posto in particolare? Adesso che sei qui da un po', qual è la cosa che preferivi di Shibuya? Come mai tutte queste domande? Ascolta, non abbiamo tempo. Dobbiamo raggiungere subito Miyashita Park. È vero. Dobbiamo trovare Ayano. Forse sto solo cercando di evitarlo. Fa paura non sapere cosa succederà. Scusa, non farò più nulla che ti rallenti. Deve esserci qualcos'altro che posso dire. Qualsiasi cosa. Se ti fa sentire meglio, io sono qui comunque. Sono qui per te. Lo sai questo, vero? Alla fine sta a te decidere cosa faremo con Ayano. Sei quella che ha più in gioco. E forse non sarò d'accordo con la tua decisione. Ma continuerò a guardarti le spalle. Non ti abbandonerò ora. Dopo tutto questo parlare, posso dire che tieni davvero a Shibuya. E questo mi rende felice. Quindi immagino che è tutto quello che volevo dire. Ad ogni modo credo che sia meglio andare a Miyashita Park. Rindo. Sì? Tu sai cosa succederà, non è vero?
right? È per questo che continui a cercare di dirmi qualcosa, vero? Io volevi che pensassi bene prima di affrontare qualsiasi cosa sia. E lo farò, farò del mio meglio. Cercherò di non perdere la testa. Immagino sia meglio che niente. Spero solo di averle dato la spinta nella direzione giusta. Sì, anche perché se abbiamo dato nella spinta direzione sbagliata vuol dire che dobbiamo rifare tutta sta manfrina. We'll change our fate. Abbiamo finito? No, incrocio pedonale. Quando lei si rende conto che ci siamo. Speriamo che sia finita dopo di questo però. Siamo quasi a Miyashita Park. Chissà cosa sta pensando Shoka. Forse dovrei parlare con lei un'ultima volta. Vale la pena tentare almeno. Ehi, tutto ok? Penso di sì. Ayano è poco più avanti. Ascolta, io... È un po' tardi per iniziare una vera conversazione, ma devo ancora assicurarmi che abbia pensato come si deve. Sai cosa voglio dire comunque? Shoka, probabilmente hai già capito cosa voglio dire. So che non vuoi combattere. Lo capisco. So che non vuoi batterti con Ayano. E sta a te come gestiremo la cosa. So che è una scelta difficile, ma sta a te decidere come la gestiamo. Sono dalla tua parte. Qualsiasi cosa tu decida di fare, sarò lì a sostenerti. Mi fido di te, so che farai la cosa migliore. Perché è questo che fanno gli amici. Rindo, ce la posso fare. Ma grazie per esserti preoccupato per me. Forza, Ayano ci aspetta. E sono pronta ad affrontarla. Giusto, andiamo. Allora, di Barione, ok. Siamo qui. Potrei andare a mangiare al solito ristorante, ma vorrei andare in questo qua nuovo. Quindi speriamo che non parte in automatico. E invece mi sa che parte in automatico. Fantastico, dovevo andare a mangiare subito. Eccomi qui, Ayano. Shoka, io lo so. Shoka, sei tu? Perché ci hai messo tanto, tesoro? Mi hai fatto stare in pensiero. Sì, posso dire la stessa cosa di te. Lo apprezzo molto, tesoro. Allora era vero? Il rumore ti è davvero presa? Temo di sì. What the hell? Perché una così intelligente farebbe una cosa così stupida? Se avevi tanta voglia di vedermi, non potevi dirmelo. E ormai è troppo tardi. Da un momento all'altro il tuo cuore sparirà. Non posso lasciarti morire così. Shoka, tesoro. Quella non è la Ayano che conoscevo. Mi hai chiesto di restare, ma ti sei allontanata da me. Mai. Mai più. Non ti perderò mai più di vista. Ma io non ho capito se l'iguana è parte di lei, visto che sono diventati gli occhi rossi anche lei. Dovresti farti a pezzi. Porterò fino all'ultimo pezzo con me. Wow, ma cos'è? Alla faccia di Shoka tesoro. Non è colpa sua, il rumore controlla la sua mente. L'amore che provava per la sua amica è scomparso. Non restano altro che i desideri malvagi e distorti del rumore. Stai bene? Sì, sto bene. Grazie. Mi dispiace, Ayano. Non ti lascerò più, lo prometto. Ma hai capito male. Sarai tu a venire con me. Shoka! Il primo che parla è Fred. Ma Dio mio, stai zitto, per favore. Ok. Però scusami, hai un'iguana. Perché hai questa forma? Piuttosto fammi un rettile, no? Non ha più senso. Quelle lame rotanti cosa fanno? Mi fanno danno? Non lo so. Ma quelle cose rotonde che aveva le abbiamo già abbattute. Vieni qua. Orca miseria. Mi ha stoppato l'attacco. Che stronza. Allora, aspetta. Ed eccole già tornate. È uno scudo. Niente più, niente meno. Preso in pieno in faccia. Ma sta piovendo. Boia. Madonna mia.
Ti do fuoco all'esistenza, bastarda. Prenditi questo. È ora della punizione. Ma no, ma poverina. Is everybody okay? Everyone except her, but not for long. Oh no, Fred. E lo sapevo che prendeva beat ora. Porca puttana, che male. Mi ha tirato uno schiaffo a beat mentre era in croce, crocefisso. Porca troia. Però male, non mi ha shottato. Non ho preso nessuna spilla, vero? Wow, materia ombrosa. Che bello. The noise. It's gone. Sì, e anche lei tra poco. I know. Ecco appunto. I'm here. I'm right here. Shoka. You know, is that really you? Just rest. It's all right. I'm here now. I know that you said you hated Shibuya. But it's actually not that bad. Everyone's free to live however they want here. That sounds lovely. Duh. Darling. Cosa ti aspettavi, tesoro? She's gone. Gone. Looks like I was too late. Suzukichi. The boss pulled out all the stops with that one. Nobody could have survived it, not even a tough gal like her. But it ain't like her to make a wild move like that. You know. She must have been willing to do anything to make you two a pair again. What you doing here, hater skater? You come to pretty girl too? You get right to the black and white of it. I like that, bro. So we've heard. Anyway, that disc ain't flipping back. She made her move. Which region she plays into now is up to her. You got that, Shoka? Then have you come as Lady Ayano's reinforcements? I sure hope not. Well, I did come to back her up. Invece. But I didn't make it in time for the fight. Dang, sei lento. See her before she faded. I owe her some thanks, though, for keeping you discs busy. Gave our noise plenty of time to spread across the board. Just wait until we... Until you what? Erase it? You ought to know by now this noise ain't like the others. Già. You can't just dive on in and erase it from someone's mind. Even after it's gone, the reverb remains. It'll shake you till you break. Grazie di averci dato queste informazioni, comunque. And now, that noise is spread all throughout the city. That's what I call an interior sweep. Your move, White. Good luck. Continuano ad arrivare notizie riguardo uno strano fenomeno noto come la sindrome di Shibuya. I passeggeri e i pedoni che passano per la stazione hanno manifestato una strana forma di stanchezza collettiva. I sintomi includono perdita di sensi, confusione improvvisa e sensazione di noia opprimente. Gli esperti sanitari devono ancora determinare una causa, ma hanno consigliato ai cittadini di prestare la massima cautela. Sembra esserci un problema in tutta la città. Si ipotizza una maledizione, ma non sono emerse prove a sostegno di questa ipotesi. Certo che no, questa non è una maledizione. Is network for? Does that have something to do with Shibuya? Tanto amore. Chapter closed.